Mondo Albino Leffe è un programma offerto da Eurotex. Eurotex, dal 1980, biancheria professionale per hotel e case di riposo. www.eurotexlinen.it. Buonasera amici telespettatori, eccoci tornati con Mondo Albino Leffe, siamo alla puntata numero 16 e torniamo col sorriso perché l'abbiamo detto la settimana scorsa, era l'occasione per tornare alla vittoria. La squadra allenata di Marcolini va a espugnare il campo di Seregno per 3-1. Questo parleremo all'interno di Mondo Albino Leffe, come di consueto, con le interviste, con la conferenza stampa di Marcolini, la telefonica questa sera di Francesco Moscatelli, collaboratore di Tutto C, in studio con me ovviamente a condurre la trasmissione Luca Carminati. Ciao. Ciao Luca, buonasera. L'ospite questa sera dell'Albino Leffe, niente po' di meno che uno dei bomber dell'Albino Leffe, Sasha Cori. Ciao Sasha. Buonasera. Buonasera. Allora andiamo subito a presentare Sasha Cori, come facciamo di solito. Il nostro ospite lo presentiamo con una piccola scheda, piccola, la sua è grande di scheda perché praticamente è ho notato 15-16 anni che praticamente hai debuttato in Serie C e sei sempre rimasto in Serie C, a parte l'apparizione a Empoli in Serie B. Sì, è una carriera che sinceramente non mi dispiace, sono molto soddisfatto di quello che sono riuscito a fare fino ad ora. Sì, come la piccola parentesi di Empoli, è l'unico rammarico della mia vita perché, diciamo, l'ho buttato via un anno. Però dai, ripeto, sono molto soddisfatto e contento anche e soprattutto anzi di essere qua all'Albino Leffe. 12 maggio 89, tua data di nascita, allora dici la verità perché ho guardato tre schede, una dava 1,82 che non era possibile, 1,84, 1,89 di altezza. 89. 1,89 perché di andare al campo non era possibile 1,82. Allora, abbiamo detto tante partite, tanti anni in Serie C, sono 347 partite, dovrebbe essere aggiornato con 78 gol, ho messo l'ultimo gol perché non era aggiornato quello di domenica. Hai detto dell'apparizione a Empoli in Serie B con Sarri, niente sì. Un po' di meno con Sarri, poi ho visto che a gennaio è arrivato Maccarone, hai preferito andare in altri lidi. E la Serie C, tutte le piazze più importanti le hai fatte. Sei partito da Terni. Sì, sì, sì. Sono fatto tutto il settore giovanile con la Ternana, fino a che non sono arrivato in prima squadra e feci l'esordio a 16 anni contro l'Avellino. E poi da là, sì, ho girato molte squadre. Mi comprò il Cesena l'anno dopo l'esordio e poi anche lì il Cesena mi girò molto in prestito. Perché comunque non mi ritenevano pronto per la Serie B, anzi anche Serie A, quindi sì, ho fatto molta C, molta gavetta. Prima di arrivare a Luca, l'esplosione è stata poi a Carrara, dove in due anni, 53 presenti, 16 gol, fa i puntati dell'Empoli e da lì sei approdato in Serie B. Sì, sì, facemmo il primo anno in C2, e feci 10 gol e 6 assist, fu una bella annata con poi la promozione dalla C2 alla C1, che abbiamo vinto i playoff. E sì, poi l'anno dopo in C1 feci 8 gol, se non sbaglio, non mi ricordo male. E sì, ma oltre ai gol ero un giocatore di molto movimento, tenevo molta palla, quindi Sarri, lui mi volle ad Empoli. E ripeto, c'è il rammarico perché quando trovi un allenatore che ti vuole in una squadra e non riesci a sfruttare l'occasione, un po' di rimpianti rimangono. Dopo Empoli, Entella, Venezia, Cosenza, Siena, Arezzo, piazze importanti, sei tornato a doppia cifra a Sant'Arcangelo con 10 gol, anche se l'hai appena annunciato te, l'abbiamo visto anche insieme a Luca Carminati, non sei il classico bomber, se vogliamo, la Manconi di 20 gol a campionato, ma chi ti sta a parte sa sfruttare. Sì, sì, sono molto di sponda, molti faccio assist, spizzate per i compagni, sono un rompiscatole, diciamo, per i difensori. E sì, feci l'anno poi Sant'Arcangelo 10, l'anno dopo 8, poi 9, l'anno dopo ancora tra Monza di Berlusconi e Albino Leffe, quindi sì, toccavo quasi sempre i 10 gol, però ripeto, sono un fastidio per i difensori, per la mia statura e le mie spizzate di testa. E poi 4 anni adesso all'Albino Leffe, è arrivato a gennaio 2019, poi da lì con un grande campionato l'anno scorso, spettacolare, tra la squadra e tu in particolare. Sì, è stata una fortuna, tra virgolette, essere andato via da Monza, perché tra le altre cose ritrovai il mister Zaffaroni, che ahimè è stato uno degli allenatori più importanti della mia vita, perché l'ho avuto anche a Monza.
E quindi sì, sono felice poi di essere rimasto qua, perché come vedete siamo in un posto spettacolare, nuovo, stadio nuovo, presidente top, è una società per la Serie C che ci sono poche, quindi mi ritengo anche fortunato di essere rimasto e ringrazio il presidente che mi ha rinnovato la fiducia e mi ha fatto rimanere qua. Luca, nella sua carriera ha incrociato un tuo grande amico come giocatore, lui era fine carriera, Zampagna, mentre Sasha stava cominciando. Ma tu mi colpisci nel cuore. Dovrei toccare un amico fraterno come Riccardo, che è stato l'idolo di Bergamo, l'idolo di Messina, l'idolo ovunque ha giocato, anche quando andava a fare le vetraio. E io invece di Sasha mi piace molto il fatto di come gioca, il fatto che ha la spalla ideale per Jacopo, nel senso è, io li chiamo animali da area, è come Lautaro Dzeko, Dzeko a regola, se Lautaro fa Lautaro, Dzeko gioca per Lautaro, fa sponde, va a fare sportellate in mezzo a tutti, fa salire la squadra. E la sua assenza, l'assenza di Sasha, magari anche per un discorso di tecnico, infortunio eccetera eccetera, ha pesato molto, secondo me, la tua assenza in questa squadra ha pesato molto, perché ci sono stati svariati, siamo alla 200ª puntata, tutte le volte mancava sempre qualcuno in questa rosa per mister Marcolini, però la tua assenza io credo che si è sentita molto, perché la squadra riusciva a portare su poche palle, in parole povere le palle in area in attacco rimanevano poche. Il tuo ruolo tende molto a far salire la squadra, hai i due esterni che vanno a 2000 all'ora, che comunque quando porta sulle palle a te Jacopo riuscite comunque a tenere su tante palle, Giorgione, cioè per me la squadra è ottima come quella che si è vista a Seregno, per me la squadra che ha trovato il mister Marcolini adesso ha la quadra giusta, avete trovato morale, ma la cosa fondamentale personalmente per me è che abbiamo ritrovato te, perché noi all'Albino, no veramente all'Albino Leffe avevamo bisogno di te per puntare a fare questi playoff, perché l'Albino Leffe è una squadra che sono d'accordo con te, con un super presidente, con una super organizzazione, una società comunque nostrana, una delle poche società nostrane, però ci ha sempre riempito di soddisfazioni, come gli ultimi 20 minuti potevamo essere in Serie B ad Alessandria, cioè tante piccolezze che questa piccola società seriana, perché io dico che questa società è ancora la mia società seriana, ci sta dando. Però sono contento per te che sei tornato a essere te, sono contento che il mister ti ha ritrovato e ti ridà fiducia, quindi ha scoperto di aver trovato il suo attaccante che vuole lui, e ti auguro veramente di dare il tuo apporto, ma non perché, ma perché sicuramente il tuo apporto può essere di aiuto a tutta la squadra e all'Albino Leffe per centrare i playoff, che magari quest'anno ya, Sasha diciamo. No, magari quest'anno mi fermo poi. Basta. Allora, così. Allora arrivo io la domanda, okay. È più la rabbia tua, se vogliamo, dentro di essere mancato tanto l'andata eccetera eccetera, o più adesso la gioia di essere ripartito con i due gol, subito i segnali importanti sia per te? No, ovviamente... gioia di essere ritornato e di più che altro dare una mano ai miei compagni e cercare di portare più avanti possibile questa squadra, perché io, come tutti sanno, io sono innamorato dei miei compagni, io mi affeziono tantissimo e mi faccio voler bene, quindi è più una cosa più emotiva mia che far star bene gli altri, e stanno bene se arrivano risultati nella squadra. Andiamo a un commento ai risultati, allora, Luca, prima di andare sul risultato dell'Albino Leffe e vedere anche il nostro servizio della redazione, un commento sui risultati di questa giornata. Ovviamente di spicco c'è Seregno Albino Leffe, dopo i primi 45 minuti di paura 1-0 sotto si è ribaltata, ma la Sutti Rock è tornata subito alla vittoria, sempre col classico 1-0, e chiamalo se vuoi emozioni, per quanto riguarda Sutti Rock non saranno tanti gol, ma porta a casa i 3 punti, vince anche il Padova. Anche lui sempre con fatica da quando è arrivato Mirabelli ma continua a vincere. Insomma, le davanti, a parte lo scontro diretto della Feralpi che ha perso, hanno vinto tutte per fortuna. Sì. Vuol dire che battono quelle che stanno dietro. Sì, anche l'Eco. Sì, no, sono d'accordo con la tua dinamica, però la cosa fondamentale per me è questa classifica è bella sotto il punto di vista di lavoro anche per il mister e per i giocatori. Che sai, prima eravamo lì sulla, sulla,
sulla sponda dell'affogare o di rimanere sul percorso. E sai, questi punti qua, questa continuità di risultati, perché qua parliamo di una continuità importante di risultati, ci sta mettendo in condizione davvero di un'ottima classifica e potrebbe essere uno spartiacque il Padova domenica, perché io direi che domenica possiamo capire cosa possiamo fare da grandi, perché la squadra è attrezzata per comunque giocarsela col Padova, la squadra è forte, la squadra comunque ha sempre ha dato filo a torcere a chiunque, ha vinto Trieste, ha fatto soffrire sul Tirolo, ha fatto soffrire la Feralpi, quindi io penso che l'Albino Leffe abbia tutte le carte, le armi in regola per fare un'ottima figura e per magari fare un ottimo risultato col Padova, e domenica per me è uno spartiacque per capire. Prima di parlare domenica, Sasha, una battuta veloce su Tirolo e Padova. Sono nettamente diverse dalle altre. Sì, sì, io credo che il Sud Tirolo sia ancora, lasciando stare la classifica, i punti, ma proprio vederli giocare è bello. Sono una corazzata, tutti enormi, bravi tecnicamente, sanno giocare il calcio, si muovono in campo, sembrano che li spostano con il filo, è veramente piacevole vederli giocare, secondo me è superiore al Padova, anche se il Padova, come andiamo a affrontare domenica, una squadra top C, con giocatori di un'altra categoria che sono fortissimi, comunque sono entrambe top, come top squadre in C. Allora, andiamo a vederci il servizio della redazione sulla vittoria dell'Albino Leffe a Seregno per 3-1. Dopo la vittoria di Renate, l'Albino Leffe torna in terra brianzola e spugna anche il campo del Seregno per 3-1. Una vittoria importante che riconsente alla squadra seriana di eliminare lo spettro dei play-out e di sognare addirittura in grande per la zona play-off. Una partita dai due volti nel primo tempo equilibrata, spigolosa, col Seregno che va in vantaggio proprio nei minuti finali al 44esimo grazie a un rigore dubbio trasformato però dall'ex Cocco. Nella ripresa l'Albino Leffe ancora una volta risponde alla grande, subito all'inizio riesce a trovare il pareggio al sesto minuto grazie a un grande diagonale da parte del suo bomber Manconi, giunto a quota 13 gol, e poi dopo due minuti contropiede perfetto della squadra seriana con Gelli che serve Cori diagonale, trova il secondo gol consecutivo e trova soprattutto il vantaggio per la squadra dell'Albino Leffe. Prima di trovare il terzo gol con Milesi nei minuti finali, che consente di arrivare a fine partita in maniera tranquilla, c'è stata anche la grande parata la risposta di Pagno su una conclusione a un quarto d'ora dalla fine ravvicinata da parte degli attaccanti del Seregno. Dunque arriva, torniamo a ripetere, questa vittoria importantissima in trasferta, aspettando domenica prossima all'Albino Leffe Stadium la seconda in classifica. Arriva il Padova di Oddo e del direttore sportivo Mirabelli, e per l'Albino Leffe sognare non costa più nulla. Mondo Albino Leffe è un programma offerto da Eurotex. Eurotex, dal 1980, biancheria professionale per hotel e case di riposo. www.eurotexlinen.it. Insomma, abbiamo visto il servizio della vittoria di Seregno, importantissima, Sasha, perché si esce praticamente da quella un po' paura che c'era dei play-out, forse anche definitivamente a questo punto, che i punti adesso di distacco sono tanti, al di là che questa squadra ha sempre dimostrato, anche nelle sue difficoltà, di avere sempre qualcosa in più rispetto alle ultime 6 o 7 del campionato. Mi lasci fare una domanda, una curiosità: domenica tra primo e secondo tempo com'è stato lo spogliatoio a Seregno? Perché siete usciti un'altra squadra, no? Sì, siamo usciti un'altra squadra, il mister si è fatto sentire perché ha fatto una bella sfuriata, giustamente, non perché stavamo giocando male o perché comunque avevamo approcciato la partita in modo sbagliato, ma soltanto perché gli abbiamo regalato un gol e poi vai sotto in un campo del genere dove l'agonismo la fa da padrone, è difficile dopo recuperarla. Quindi dopo la sfuriata ci siamo guardati in faccia, ci siamo caricati e dovevamo rimetterla subito in carreggiata la partita, e grazie a Dio ci siamo riusciti. Bel gol il tuo, perché gli ho detto a Luca, parlavamo ieri sera quando abbiamo visto anche le highlights della partita, bel gol perché primo è stato bravo a stare dietro la linea del pallone, perché era facile andare fuori gioco su quella dove hai trovato il tuo gol, il 2-1, il vantaggio. E poi quel tocco
col difensore portiere davanti, l'unico angolo per fare gol era quello. Diciamo, sono stato fortunato perché avevo due scelte: o tirare forte sul primo palo o cercare di piazzarla sul secondo, e mi è andata bene perché comunque tutti e due sono andati, sia il difensore che il portiere sono andati sul primo palo. Se uno dei due avesse scelto il secondo palo non avrei fatto gol, quindi mi è andata bene, ho fatto la scelta giusta, un po' di fortuna ogni tanto mi fa male, quindi dai, è andata bene. E siccome Luca ha tirato spesso nelle ultime puntate le orecchie a Pagno e a Rossi, vero, questa volta Pagno sul 2-1 abbiamo visto i due interventi, ci ha messo tanto del suo. È vero, poi sono abbastanza da ex portiere, un po' critico con i portieri, e quindi secondo me Pagno è stato devastante domenica, è stato veramente il portiere che vuole l'Albino Lef, il portiere titolare. Ha dovuto fare i due interventi, ma due portiere titolare, che è inutile che diciamo, ma ci sono tutti titolari. Il portiere titolare dell'Albino Lef, Pagno, ha fatto Pagno, e coincidenza, la squadra è rimasta attaccata e poi alla fine ha vinto la partita. Quindi Pagno, questo è Pagno che piace a me e piace sicuramente a tutta la squadra e a tutti i tifosi. Andiamo a sentire Marcolini in conferenza stampa, poi diremo qualcosa su domenica, perché arriva il Padova di Oddo e Mirabelli. Marcolini. Sapevamo di incontrare una squadra molto aggressiva su un campo difficile, la partita è stata un po' confusionaria, un po' giocata tanto sulle seconde palle, ma d'altronde onestamente era quello che mi aspettavo, perché sapevo che il Serenio avrebbe fatto una gara molto aggressiva dal punto di vista caratteriale, molto intensa, e quindi dovevamo essere bravi a mantenere gli equilibri all'inizio per poi riuscire dopo a far uscire la nostra qualità. Come spesso ci è successo fino ad oggi, abbiamo regalato il gol. Purtroppo sono quei nei che ci dobbiamo togliere per fare il definitivo salto di qualità. Però poi, insomma, nell'intervallo ho alzato un attimo i toni, perché i ragazzi avevano bisogno, secondo me, di una spinta a livello caratteriale più che tattico. La risposta è stata bellissima, è stata buonissima. Io so di avere un gruppo con la testa sul collo, un gruppo che ha voglia di far bene, un gruppo che lavora sempre con dedizione, e un gruppo che secondo me sta anche, da dopo la sosta, sta facendo buonissime cose. Purtroppo i risultati non sempre ci hanno dato ragione fino in fondo, però è anche vero che adesso sono 7 partite che non perdiamo e la vittoria di oggi ci fa fare un bel salto. Quindi sono partiti il secondo tempo con grande intensità, con grande voglia far propria questa partita che per noi era molto molto importante. Abbiamo fatto un 1-2 che avrebbe tagliato le gambe a tutti, poi siamo stati bravi a continuare e a portare a casa questa vittoria che, come ho già detto, è veramente determinante. Trovare con continuità i gol delle punte è determinante. Sono contento che Sasha sia riuscito a far nuovamente gol, e se lo è meritato nuovamente grazie a un'altra ottima prestazione, veramente dal punto di vista anche dinamico, di combattimento. Il primo tempo ci sono stati tanti scontri, lui non si è mai tirato indietro, anzi, e hanno collaborato benissimo con Jacopo quando va in profondità è imprendibile, e oggi l'abbiamo visto in più di un'occasione, quindi quando riusciamo a pungere davanti, poi visto anche la quadratura che ormai abbiamo trovato, è molto facile trovare i risultati positivi. Poi per il resto anche il centrocampo ha aiutato tantissimo gli attaccanti, ci sono stati due assist determinanti di Gelli e Giorgione, a dimostrazione del fatto che è una squadra che accompagna l'azione e sa come far male. E poi il gol di Luca, sono molto contento, perché da quando è arrivato ci ha dato tanto, come ho detto più volte, dal punto di vista pratico dentro al campo, ma soprattutto dal punto di vista dell'esperienza, della collaborazione con i compagni. È un ragazzo che si fa sentire, credo che il suo arrivo abbia aiutato tantissimo anche a chi gli gioca a fianco, perché le prestazioni della nostra difesa sono migliorate molto, e anche il fatto che dalla sosta abbiamo potuto lavorare con praticamente tutti gli elementi ci ha consentito di alzare il livello delle nostre prestazioni.
Sa, se l'ha anticipato un po' Luca, arriva il Padova domenica, arriva forse anche il momento giusto, perché adesso la Binoleff è comunque serena, la squadra si sta ritrovando, ha ritrovato tutti i suoi giocatori, arriva questo Padova che probabilmente come obiettivo ne avrà solo uno, quello di vincere, perché se vuole inseguire su Tirol deve solo vincere tutte le partite, se vuole ancora sperare nel miracolo su Tirol. Dunque sarà una bella partita. Sì, sarà una bella partita, condivido pienamente quello che ha detto. Andiamo a affrontare una partita completamente diversa da quella che abbiamo affrontato a Seregno, anche se il nostro atteggiamento dovrà rimanere lo stesso, dobbiamo essere arrabbiati, andare su tutti i palloni come abbiamo fatto a Seregno, anche se il Padova non è il Seregno perché avrà sicuramente meno grinta che al Seregno perché hanno molti giocatori più tecnici, però la partita sarà difficile allo stesso modo. Io lo dico da tanti anni, in Serie C sì, ci sono le squadre top, le squadre meno brave, però poi quando entri in campo l'equilibrio è sottilissimo tra le due squadre, si vive tanto di episodi e noi dobbiamo cercare di portare questi episodi dalla nostra parte perché nulla è impossibile, incontriamo una squadra fortissima, ripeto, però ce la possiamo giocare pienamente. Secondo te perché l'Albino Leffe, i numeri sono impressionanti, fuori casa è così devastante? Perché nonostante tutte le sue difficoltà sarebbe terzo o quarto posto in classifica fuori casa, poi in casa? Guarda, non so se solo un fatto, è solo un anno così. No, sì, anche per me è coincidenza. Non vedo che in casa abbiamo più pressioni di fuori, perché alla fine i tifosi che ci seguono sono gli stessi che ci seguono fuori casa, perché quei ragazzi che ci seguono, ci sostengono ogni domenica e li ringraziamo ogni santa partita, sono sempre gli stessi, quindi ripeto, sì, anche per me potrebbe essere una coincidenza e basta, non vedo altri motivi. Mi viene da fargli la domanda, perché adesso 4 anni che è qua, ha passato praticamente gli anni, vabbè, dello stadio comunale, ma soprattutto anche di giocare col Gorgonzola, e adesso, anche per Sacori, che tu sei un giocatore di esperienza, lei ha anticipato prima il gioiellino qua, è anche bello restare. C'è cioè un campo che mi ricordo pochi, il manto erboso e comunque le strutture di spogliatoi sono eccezionali. Comunque è sempre un'emozione, come è stata la prima partita, un'emozione. Adesso siamo alla quarta, sesta, non lo so, comunque nemmeno lo so, perché comunque è sempre la stessa emozione venire a giocare su uno stadio del genere, spogliatoi grandi, ci guardiamo tutti, è bello. E mi immagino Luca l'emozione se arriva la prima vittoria, magari arriva contro quella squadra blasonata, praticamente vorrebbe dire uccidergli il campionato al Padova. Ma secondo me Sasha ha fatto una disamina fantastica e perfetta, nel senso loro non devono pensare al fatto che in casa facciamo fatica, loro giocano la loro partita, loro partono da 0-0 e poi è chiaro che sarebbe bello festeggiare la vittoria all'Albino Leffe Stadium, perché sarebbe bello, magari col Padova, perché comunque è una squadra fortissima, è una squadra che ha già fatto la Serie A, è una squadra che ha ambizioni notevoli, però Albino Leffe non è tanto di meno, anche se si chiama Albino Leffe, che comunque in questi ultimi 20 anni è una realtà concreta e sana, importante cosa, una società sana e vera. 8 anni in Serie B. Poi e io penso che Andrea Oletti ha costruito a grandi sacrifici, perché tutti parlano, ha costruito questo presidente fa dei grandi sacrifici enormi, ha costruito una grandissima società, un grandissimo centro, e come diceva Sasha, che ha girato veramente tante città in largo e lungo per lo stivale d'Italia, per me è unico in assoluto. Dopo è chiaro che non andiamo a parlare di Milanello, di Interello o dello Juventus Stadium, però poco sotto ci arriviamo noi con l'Albino Leffe Stadium. Prima sentiva Francesco Moscatelli, ultima battuta con Sasha, ti chiedevo, allora non è forse ancora l'Albino Leffe delle prime 6 giornate di campionato, dove ha bloccato il Sudtirol, dove era a ridosso del Sudtirol, però ci siamo quasi, dunque questo vuol dire che mente serena, col Padova sia in campo e nessuno si sorprende se vince l'Albino Leffe alla fine. No, ripeto, come ho già detto, ci siamo ritrovati, abbiamo passato un momento, una sbandata che nel calcio ci sta, in una squadra giovane come la nostra ci sta, ci siamo ritrovati, ripeto, affrontiamo una squadra molto forte, però dobbiamo portarla dalla parte nostra con la cattiveria giusta, perché se cadono loro e non cadiamo noi, la partita la portiamo a casa noi. Devono cadere loro. Eh sì, è quello che ci auguriamo. Io ho una curiosità, se dalla regia mi danno la possibilità di fare un'altra domanda, giusto Ricky? Grazie Ricky.
Secondo te il cambiamento del modulo del mister, che avete cambiato un po' tipo tipologia di disposizione in campo, può avere aiutato te e Jacopo nella disposizione del vostro, della vostra tipologia di modulo di gioco? Perché alla fine, all'inizio giocavate in un certo tipo di modo, poi alla fine il mister ha adeguato e ha sfruttato di più. Guarda, io... Anche l'arrivo di Milesi penso abbia inciso. Sì, però noi abbiamo sempre, cioè perlomeno quando ho giocato io, abbiamo sempre giocato 3-5-2, esatto. Io e Jaco. Esatto. Poi io non ho, c'è stato questo periodo che non ho giocato, il mister cambiò un po' modulo, mise un trequartista e due punte, o due trequartisti e una punta, ma io no, non ho mai giocato. Quindi non lo so se è quello, ma io credo che più che il modulo sia proprio quello che siamo riusciti a tirare fuori noi da dentro, lavorando in settimana con il mister, e le convinzioni che avevamo le abbiamo ritrovate, e poi serve un gol, serve un risultato positivo per mandare avanti il motore da solo. Certo. Quello, non credo nei moduli, io sono sincero. Ok. Io. Poi... Francesco Moscatelli, tutto campo, tutto C praticamente, con noi, sentiamolo al telefono. Allora ci troviamo con Francesco Moscatelli di Tutto C, collaboratore di Tutto C. Andiamo, dopo tre settimane che non ci sentiamo, Francesco, andiamo a commentare questo momento dell'Albino Leffe. Come dice Marcolini, sono 7 partite che non si perde, comincia ad arrivare la vittoria e questo è molto importante. Forse adesso la paura dei play-out può essere allontanata, Francesco? Sì, sì, direi di sì, Arnaldo. L'abbiamo sempre detto, sono solo le vittorie che potevano portare l'Albino Leffe in zone tranquille di classifica. Direi che con i successi di Meda e di Seregno, la Brianza porta bene comunque l'Albino Leffe, evidentemente. La classifica ora è un po' più confortante, 37 punti, agganciata la zona play-off, anche se... Se mai, questo ce lo siamo sempre detti, mai abbiamo avuto l'impressione, nemmeno nelle giornate più difficili, che l'Albino Leffe potesse valere gli ultimi posti in graduatoria. Lo abbiamo visto anche contro il Seregno, che è una compagine che sta vivendo una stagione molto tribolata. In questo senso i tre punti celesti sono comunque da contestualizzare. Una stagione molto esiguata con i vertici sociali e tecnici che sono già decapitati e una guida tecnica, quella di Mariani, ormai sostanzialmente desautorata. Al Ferruccio l'Albino Leffe ha giocato in pratica due partite. A noi piace tenere buono il secondo tempo, probabilmente anche a Marcolini, e mi piace osservare come nel tabellino siano finiti i giocatori importanti. È importante che Manconi mantenga costante il feeling con la rete, è importante che Cori abbia ritrovato i minuti e la rete, è importante che Milesi abbia anche lì un po' di gloria personale, perché è stato davvero un acquisto a conti fatti determinante. Con Riva e Milesi anche chi non ha la loro esperienza, penso a Saltarelli o Marchetti, migliorano sensibilmente il proprio rendimento personale. Viene anche Pagno nel proteggere la porta quando il risultato era ancora in bilico, e è una nota di merito anche per Gelli, 150 presenze in maglia blu celeste, un bell'assist a Cori, tanta generosità per un giocatore che è diventato, come Giorgione, al pari di Giorgione, davvero un uomo squadra. 150 Gelli, hai detto, 200 Marcolini, però non in Albino Leffe ma panchine sui campionati professionistici. Adesso Francesco, sai, per quel sogno playoff manca espugnare l'Albino Leffe Stadium e magari farlo con una grande squadra, perché domenica arriva il Padova, se tu trovassi il successo, perché adesso sei anche a Sereno, trovi successo contro il Padova, allora metti tanta consapevolezza nei giocatori. Esatto, l'Albino Leffe, che ironia della sorte, può essere adito della contesa fra Sudtirolo e Padova, e i biancoscudati saranno di scena proprio a Zanica domenica prossima. Non sarà così scontato, secondo me, per Chirico e compagni ottenere 3 punti, sia perché, come hai detto tu adesso, l'Albino Leffe non ha più l'ansia di una classifica corta, sia perché c'è da ottenere la prima vittoria nella nuova casa con un pubblico che merita di gioire per un successo. La giornata odierna ha visto il perpetuarsi
l'equilibrio tra un su tiro che ha dimostrato di aver superato l'amarezza della prima sconfitta stagionale a Piacenza e il Padova che rincorre 7 punti. Poi vediamo, abbiamo visto un Lecco lanciatissimo, inarrestabile, mentre il gol di Contini al quinto minuto di recupero regala la vittoria a Legnago sul campo del Trento e questo infiamma la coda di classifica con 6 squadre racchiuse in uno spazio di 3 punti. E sono, come abbiamo detto sempre, tanti campionati all'interno di una sola stagione. Questo è, credo che sia molto, molto bello. E per chiudere con te, vabbè, non riguarda la Bino F, per fortuna, perché a questo punto si può dire per fortuna, un punto sulla Lega Pro. Abbiamo visto le due conferenze stampa che arrivano da Lecco, nonostante il quarto, quinto posto in classifica, Lecco stia viaggiando, il presidente dice una cosa che probabilmente fa fatica a pagare gli stipendi e poi non ci sarà più, De Paola che invece tiene lo spogliatoio un gruppo e fa andare avanti questo Lecco. Sì, beh, è da un po' di tempo che il presidente del Lecco lamenta una scarsa percezione da parte della città. È sicuramente una persona che vive di passione, vorrebbe una piazza più calorosa sia in termini di tifo, ma anche in termini di aiuti economici. Questo un po' dimostra però sempre come la Lega Pro viva sul filo del rasoio per quanto riguarda la sostenibilità. In questo senso ricordiamoci sempre questo. Parliamo dell'Albino Leffe, è giusto gioire, è giusto criticarlo quando le cose non vanno bene, ma ricordiamoci sempre che sono poche le realtà che hanno una stabilità. Luca, una battuta ancora con Sasa, curiosità, meglio si trova bene con Cori? Sì, ce ne Sì, sono, adesso ce ne sono tanti, allora io premessa, Manconi con Martignago, sono tanti, non è allora altro. Martignago è fortissimo. Cioè, per quello che ti dico, recuperandoli tutti, la coppia ideale in questo momento qua è Sasha e Jacopo, personalmente. Però hai delle alternative fortissime, che anche Martignago è forte, poi ce n'è uno che verrà il prossimo anno, che dalla primavera 3, che va a 6.000 all'ora. Ci sono tante alternative, però le frecce in questo momento che ha recuperato Marcolini sono tutte pronte. Infatti ha aspettato a suo turno, scaldando un po' la panchina, anche Sasha, chiamato pronto e presente. Adesso per un po' nessuno se lo toglie più, perché in questo momento è in condizione. Quindi ripeto, ti auguro di fare così, di fare questo bene, perché stai giocando ai tuoi livelli, stai facendo molto bene, vai a fare sportellate, metti in condizione di far salire Albino Leffe. E poi ti auguro di fare ancora quei 7, 8, 9 gol Oh, che ti grazie. permettono di arrivare alla fine. Sì, facile, Speriamo. 7-8-9, Vabbè, ok, va bene, vabbè. come dire niente. Prossimi turni saranno il Padova al 13, poi si giocherà l'infrasettimanale contro la Pro Vercelli fuori casa, alle 16, il 20 arriverà al Lecco. Il Lecco, questo Lecco che è in grande forma, arriverà qua allo stadio, dunque domenica dopo, poi ci sarà la Pro Sesto, Piacenza, eccetera, eccetera, ma ne parleremo nei prossimi turni, che sono praticamente 9 da qui che mancano sino alla fine. Due risultati veloci, come di consueto, nel settore giovanile. Abbiamo detto la Primavera 3 ha vinto il suo campionato, approvata nel campionato di Primavera 2, si giocherà la pool scudetto nelle prossime settimane. Questa settimana era riposo, era il suo turno di riposo per quanto riguarda il campionato. Va bene, la Ferrapisalò ha vinto, ma ormai il distacco è tantissimo e la matematica è arrivata. L'Under 17 di Massimiliano Mafiretti continua a risalire la sua classifica, arriva un'altra vittoria battendo il Trento per 4-0 e domenica non può più vincere il campionato, è distante dalle prime 3 posizioni, riuscirà probabilmente a chiudere al quarto posto, ma domenica ce l'andrà a vedere con la capoclassifica Padova, sabato scusate, non domenica, fuori casa. Mentre per l'Under 15, sempre in testa, domenica vanno a giocare. Mentre per l'Under 15 in testa la classifica, sempre la squadra di Esposito, l'Albino F a quota 30, il Mantova a 28, la battaglia fra queste due formazioni, è arrivato un risultato di misura contro il Trento, 13-0, sottolineiamo magari il 3 dietro, è arrivato questo 13-0, ma al di là di questo conta al primo posto in classifica e ci sarà Padova, Albino Leffe il 13 e il 20, neanche a farlo apposta, Albino Leffe Mantova, dunque la terza e la seconda, e lì deciderà i giochi se arriverà un'altra grande soddisfazione, che comunque c'è già per la formazione giovanile dell'Albino Leffe. Grazie Luca Grazie a Carminati, tutti, buona serata. grazie a Sasha Cori, Grazie bocca al lupo mille. ovviamente per il proseguo del campionato, grazie a chi ci ha seguito. Mondo Albino Leffe torna sempre il martedì sera alle ore 20. Buona serata.
Mondo Albino Leffe è un programma offerto da Eurotex. Eurotex, dal 1980, biancheria professionale per hotel e case di riposo. www.eurotexlinen.it